Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Questo è Vesper, il primo gioco italiano che hanno pubblicato i Cordens Interactive. Cordens Interactive, che sono stati anche ospiti di recente da Multiplayer.it, ed è il loro primo gioco, un indie a tutti gli effetti. Vi ho lasciato vedere l'introduzione perché mi ha emozionato, soprattutto si vedeva questo robottino che nelle parti precedenti al video fuggiva da questa sorta di stazione spaziale. Siamo un androide ed è un gioco che rievoca una marea di giochi del passato, Art of Darkness, Abe, i più recenti Inside, il vecchissimo Flashback. È un gioco che ci spinge, senza esprimere troppe parole, a esplorare, a cercare di capire, risolvendo enigmi, che cosa è successo, che cosa succederà, insomma, a portarci verso la fine di questa avventura. Avventura ambientata in questo mondo che la pagina Steam definisce mondo decadente. Vedete, questa è la nostra scialuppa di salvataggio. Se pensa che dura pochi minuti all'inizio del gioco, ma che ci fa capire che siamo tra i sopravvissuti. È un gioco che ricorda vari titoli, appunto, come vi ho detto, soprattutto Abe lo ricorda, perché ci sarà in futuro la possibilità di prendere possesso anche di nemici. Inside, perché dovremo risolvere magari degli enigmi, dei puzzle ambientali. Puzzle ambientali che non sembrerebbero neanche essere così semplici. È un gioco dove dovremo anche utilizzare lo stealth come nostra arma di difesa, più che allo sparare, perché, vedete, il gioco ha, secondo me, una direzione artistica veramente eccezionale. Vedete, nella schermata di prima eravamo con una visuale più lontana, ora siamo più vicini e riusciamo a vedere bene l'ombra del nostro omino, insomma, e dobbiamo trovare il modo di aprire le varie porte. Possiamo saltare, possiamo interagire con varie cose, ci sono i tasti, i pulsanti che aprono le varie porte. E qua, infatti, una delle prime cose che avevo scoperto, che adesso però non mi sono ricordato, è che bisogna andare dalla direzione opposta. Tutto ci spinge partendo ad andare verso destra, invece bisogna andare verso sinistra. E vedete anche il modo di arrampicarsi, il modo di muoversi, che sembra fatto davvero molto bene. Questo è un gioco tutto italiano e sono onorato di poterlo portare, perché spesso ho avuto quasi più problemi a portare giochi italiani, perché spesso gli sviluppatori magari non conoscevano il canale. E poi questo non vuol dire che io sia di parte, però insomma è uno di quei giochi da giocarsi con le cuffie, sentirsi la musica, gli effetti, perché per quanto possa essere magari semplice così alla prima vista, il gioco è davvero emozionante, lo definirei così. Ok, che a livello tecnico mi sembra assolutamente ben ottimizzato. Il gioco costa 19,99€, era scontato su Steam per il rilascio a 17,99€, comunque calcolate un 20€. Non so quante ore richieda finirlo, magari poi gli sviluppatori, se avranno modo di vedere questo video, sapranno darci una risposta. È un gioco che secondo me si presta bene per una video presentazione, non si presta, e questo io sono sempre onesto nell'ammetterlo, non si presta una live, perché secondo me, guardate che roba, andare a spoilerare una roba del genere in live, di un'avventura così che ognuno deve viversi, secondo me, in modo molto intimo, non ha proprio senso. Abbiamo preso qualcosa, vedete che ci sono i documenti, io adesso non ve li leggerò, però ci sono dei documenti che recuperiamo, che ci danno più feedback magari su quello che è l'ambientazione, su quello che è successo. Guardate anche questo effetto un po' di aurora boreale in cielo, quando si allontana la visuale si vede il molino sullo sfondo, il riflesso nell'acqua.
Cioè, sono tutte cose che sempre riguardando quel vlog che avevo fatto sul sognare nei giochi, ecco, questo riprende un pochino quel tema lì. Qua ci mette a conoscenza di un'altra meccanica che è quella del teletrasporto, cioè possiamo muoverci così e ne faremo uso ampio nell'avventura. In questo caso dobbiamo andare ad attivare la porta qui. Il gioco ovviamente non si limita a questo perché diventerà più complesso. Adesso andando avanti ci accorgeremo che comunque inizieremo a dover usare un pochino il cervello per cercare di capire come muoverci. Poi a me fanno davvero impazzire anche queste animazioni in questo campo, di questa cosa qua sotto che ci tira su. Tutto da un gioco da grandi silenzi. Qua veniamo scansionati e ci viene concesso l'accesso. Siamo dei droidi, quindi non siamo umani. Vedete che qua ci mette a conoscenza di una meccanica. Quando i fiori lampeggiano, possiamo, premendo un tasto, andare a nasconderci e quindi non essere visti. Anche il modo in cui guardano mi ricordano molto anche quelli di Abe. Oddworld, insomma, il gioco che è uscito negli anni 90. Poi il gioco ci spiegherà come fare. Ora andiamo avanti, iniziamo a vedere delle cose in alto. Adesso qua dobbiamo attivare questo che ci porta qui. Andiamo a dare un'occhiata a cosa c'è qua sopra, ignorando. Lì c'è una pala che sembra essere una pala eolica. Ok, siamo arrivati. Vedete che qui non dobbiamo farci vedere, quindi lui si volterà tra un attimo. E dovremo andare qui e attivare questo. Anzi, no, non è attivo, quindi dobbiamo farlo da qui. Speriamo che lo faccia in fretta. Ok, così non ci ha visto. E possiamo attivare questo. A questo punto ci ritroviamo di sopra e qua potremmo trovarci spaesati, ma in realtà c'è questo ponte qua, fluttuante, che ci consente di andare avanti. Guardate anche i volatili che vanno via quando arriviamo noi. Ok, stiamo andando sempre più in alto. Dove pulsano i fiori, usa R per nascondersi, nasconderti. Quindi io vado fin qui, vedete che mi nascondo. Ok, via. Poi andremo a prendere anche un'arma dopo che ci consentirà di gestire, se non ricordo male, la luce. La luce, l'energia, insomma. Diciamo che non si limita tutto a questo, ma diventerà sempre più complesso, sempre più da ragionarci sopra. E ci ritroviamo qui. C'è qualcuno lì sotto che ci sta tenendo d'occhio, vediamo se riusciamo a. Ci ha visto. Ma noi fuggiamo. Intanto sta arrivando a prenderci. La peculiarità è appunto quella di fuggire. Ci ha preso. E veniamo fatti saltare in aria. Dovremmo giocarcela un po' meglio in questo caso, quindi cerchiamo di capire se lui si volta a un certo punto o meno. O cerchiamo di capire se ci ha individuato. Cerchiamo di scappare senza farci vedere. Vediamo se così ci vede, non credo. A questo punto credo che si fermerà. E se ne torna indietro, no, però non ci molla, eh. Ah, le ha attivate lui le porte, stando fermo lì, quindi questo è un gran. Ok, grazie ragazzi. Stiamo fuggendo nella notte, intanto sta arrivando. Ok, arrivederci. Non dovrebbe beccarci, non dovrebbe poter fare il salto, però siamo usciti anche dal suo campo di. Non dovrebbe arrivare adesso, non dovrebbe fare il salto. Ottimo. Vedo anche l'effetto di.
del vento qui, de, de. Oddio, che spettacolo. Ho conosciuto il gioco e lo ammetto, grazie a Multiplayer.it che ha ospitato gli sviluppatori. Non conoscevo il gioco, probabilmente mi sarebbe anche sfuggito. Quindi ringrazio anche loro, ringrazio anche gli sviluppatori che sono andati da loro. Qua qualcosa mi fa pensare che devo andare qua sotto ad attivare il. Eh sì, sono caduto lì sotto, mi sono distratto un attimo. Mi sono distratto un attimo. E quindi dobbiamo ripartire da qui, poco male. Ok, così andiamo ad attivare, vedete il portale lì in mezzo, abbiamo aperto anche la porta. Adesso onestamente non so cosa succederà. Se andare avanti o usare il portale. Oddio. Quello è un altro. Ui, 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 non abbiamo tempo, non abbiamo tempo di andare. Dobbiamo fuggire. No, non l'avevo proprio visto quello. Ok. Usa questo e poi nasconditi, ti prego. Vedete che ci dobbiamo avvicinare. Ok. Adesso lui sta fermo lì un po'. Quindi tecnicamente ci muoviamo fin qua e poi ci rendiamo invisibili. No, qui. Così ci mischiamo con la vegetazione. E ce ne andiamo. C'è questa insegna un po' così futuristica. Oh, qua c'è qualcosa da attivare. Aprirà la porta di sopra. Mi chiedo di qua cosa c'è. C'è questo? Che cos'è questo? Possiamo interagire? Sì, qualcosina ha preso. Ah, un altro documento. Ok, diviso in 5 parti. In questo caso, vedete, possiamo andare a leggere i vari documenti. Registrazione locale, suoni confusi. Ok, questo è un fiore con cui non possiamo interagire, però vedete che c'è comunque sempre la possibilità di approfondire quello che è l'avventura, il background, l'ambientazione. Allora, qua devo aprire questo, apro qui, lui tecnicamente dovrebbe vedermi, no, però vedete che appena. Ah, mannaggia, dovevo farlo. Infatti adesso premo, si aprirà la porta, io scappo e chiude quella di là, ok, è a tempo. Perfetto. Adesso devo andare prima ad aprire questa, veloce, veloce, veloce. Ok, poi andiamo a aprire quella di là, adesso mentre non ci guarda. Ok, andiamo ad aprire l'altra. Ok, e nessuno ci ha visto. C'è il tasto C, ma non so che cosa faccia, onestamente, perché probabilmente me lo spiegherà il gioco più avanti. Perché vedete che si tocca qua e diventa tutto così. Oh, inizia a camminare. Oh, era qua una scena animata. Anche un po' forse Pixar come tipo di personaggio. Qua l'ho presa un po' sotto gamba, dico la verità, perché. Ok, vai.
Andava usata con un po' più di intelligenza, diciamo. Però credo che io debba usarlo quando sono lì. Quindi speriamo che non mi becchi. Ok, via. Ok. Qua non possiamo usarlo perché dobbiamo sbloccare queste cose, quindi qui sblocchiamo quello, mannaggia, sblocchiamo anche quello. No! Mannaggia, dovevamo far veloce qua. Perché quello spona quello, quindi dobbiamo aprire questo, saltare subito di qua e usarlo. Sicuramente finiremo lì in alto di fronte a sto tizio qui che ci sbrana in 2 secondi. Non lo so. Allora, già spero si giri sto tizio qui perché no. Boh, si potrà andare anche dall'altra parte, forse. Quello che non mi sembra neanche così tanto dispersivo nel mandare a destra, a sinistra, insomma. Magari dobbiamo fuggire a sinistra adesso. Eh sì. Forse sì. Eh sì, dobbiamo andare qua. Adesso sicuramente qui me ne evoca un altro, lo so già. Ah no. No, sì, certo che me ne evoca un altro, però io fuggo qui e vado qui. E quindi non so esattamente cosa ho fatto, comunque me ne vado e cerco di non farmi beccare. Ah, è venuto fin qua, così io guadagno un po' di tempo con cui posso premere il tasto qui, aprire la porta e andarmene. Buono, molto bene. E anche qui non sarà molto diverso. Che non si fugge continuamente qui. Si fugge lì e io adesso non, stupidamente non me ne vado di lì, ma me ne vado di qua. Perfetto, salta, dai, fuggi, esci dal po, 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 po. Ok. Andiamo avanti. Dai, ci siamo quasi. Qualcosa mi fa pensare che stiamo per finire la zona qua. Schiaccia il bottone. Vai, vai! Oh, meno male. Meno male. Al momento la storia non ci ha chiarito ancora molto. Bella questa visuale qua fatta così. Non ci ha chiarito ancora molto, nel senso che sappiamo che siamo finiti su questo pianeta. Sappiamo che siamo cacciati da qualsiasi tipo di entità. Ma l'ambientazione mi fa pensare che stiamo per entrare, soprattutto con la luce viola, mi fa pensare che stiamo per entrare in qualche luogo. Con magari un'ambientazione un po' diversa. Eh sì, siamo tornati fuori. Siamo tornati fuori e si continua il nostro viaggio. Il panorama non cambia più di tanto, è sempre notte, c'è sempre quella grossa sfera sullo sfondo che illumina un qualcosa. E davvero non riesco a smettere. Ok, e abbiamo finito. Una spada nelle tenebre, Cao Ereth, il nome del capitolo. E partiamo in un'altra ambientazione dove sicuramente andremo a sbloccare altre meccaniche di gioco, ma credo sia giunto il momento di salutarci qui. Attendo il vostro parere su questo gioco, Esper, 19,99 su Steam. Ringrazio i Cordance Interactive per la possibilità di averlo portato sul canale. Gioco anche ottimi voti anche su Metacritic. Fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.